Momenti di preoccupazione ieri sera a Bordighera in via Primo Maggio, a pochi passi da Palazzo del Parco, a causa di un incendio divampato in un hotel abbandonato ormai da anni. Per domare il rogo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco dei distaccamenti di Ventimiglia e Sanremo, che dalla struttura hanno anche estratto alcune bombole di gas prima che le fiamme potessero raggiungerle e provocare esplosioni. Sull'origine dell'incendio sono ora in corso accertamenti da parte dei carabinieri, che hanno già raccolto il racconto di alcuni testimoni che pare abbiano visto allontanarsi dalla zona un uomo proprio poco prima che divampassero le fiamme. Per fortuna comunque l'incendio è stato domato senza che si siano registrati feriti, anche se il fumo provocato dal rogo ha invaso il centro cittadino. Questo è il quarto, il terzo, il secondo, il primo, ne abbiamo consegnati già quattro, il prossimo arriverà entro l'estate, cinque, lo vedete, un treno moderno, nuovo. Questo si chiama Paganini perché tutti i treni che corrono in Liguria hanno il nome di un personaggio importante della Liguria, con attinenza della Liguria. Dopo questi cinque treni sarà la volta di Pop e Rock, che cominceranno a essere consegnati dal gennaio-febbraio del 19. Entro il 2023 il contratto che abbiamo firmato con Ferrovie prevede l'intero rinnovo della flotta pendolare nella nostra regione, una cosa che non era mai successa, non che non era successa negli ultimi 5 anni, negli ultimi 10, non era mai accaduto prima che ci fosse un'intera flotta nuova con treni che, quando saranno tutti in funzione, il più vecchio avrà 4 anni, quello consegnato in queste settimane. Questo insieme ai collegamenti per Milano con il Frecciarossa, che poi prosegue per Venezia, il treno delle due Repubbliche Marinare, il treno veloce per Roma, veloce quanto ci consente, ahimè, una linea che non è lì ad alta velocità, i lavori del terzo valico, che come in queste ore hanno ribadito tutti, ha ribadito l'amministratore delegato di Ferrovie Renato Mazzoncini, proseguono senza indugi, il secondo anello ferroviario per Genova, i binari in treno, i binari in porto, dove tra pochi minuti, ora quando lascerò questa diretta, andremo nella sede della regione, dove con Mazzoncini, ingegner Gentile, il presidente dell'autorità portuale del porto di Genova, Paolo Emilio Signorini, firmeremo la convenzione per la progettazione di quei binari che porteranno i contenitori fuori dal porto senza più la coda dei camion che siamo abituati a vedere, o quantomeno mitigandole molte. Allora, in questi anni la Liguria sta veramente cambiando, sul sistema dei trasporti, delle merci, delle persone, sta andando verso la qualità, sta andando verso l'ecosostenibilità, sta andando verso un ambiente migliore per preservare la nostra bellezza, ma anche per incentivare il nostro turismo. Allora, venite con me, facciamo pochi passi, vedete questo bellissimo convoglio, voi non potete sentire la temperatura, ma vi assicuro che fuori fa molto caldo e dentro fa molto fresco, e per chi viaggia sa cosa sono l'aria condizionata, come funziona l'aria condizionata sui treni, quelli più vecchi, sa benissimo di quale comfort sto parlando. Questo sono treni anche più veloci, quindi ci saranno dei minimi, però per chi lo fa tutti i giorni è importante, vantaggi anche in termini di percorrenza e di tempo. Andiamo avanti su questa strada, siamo sul binario del nuovo e della modernità. Ciao, andiamo a firmare per i binari in porto. Vicepresidente, assessore Viale, gli animali entrano in corsia per aiutare i pazienti. Pet therapy sempre più una realtà anche in Liguria. Sì, io sono molto soddisfatta del lavoro fatto da tutte le ASLE in sinergia col mondo dell'associazionismo per consentire l'ingresso degli animali da compagnia in ospedale e nelle case di riposo. Era una richiesta da parte di tanti cittadini di poter avere, trascorrere qualche momento con i propri animali, oppure anche fare dei percorsi di cura con la pet therapy con personale esperto e addetti ai lavori. Io penso che lo strumento che licenzieremo venerdì con una delibera di giunta detta delle regole precise, nel rispetto delle regole igienico-sanitarie, nel rispetto di tutti i pazienti e dei familiari che vanno a far visita ai pazienti, perché comunque si tratta di ingressi delicati, gli animali in corsia. Però è una grande attesa, io so che questa cosa darà soddisfazione, un sollievo anche nei momenti di difficoltà e di bisogno. Beh,
verso un nuovo modello di finanziamento della piccola e media impresa tra mini bonds e fintech. Questo è il tema di un convegno organizzato per domani, venerdì 29 giugno, a partire dalle 9 al Palazzo della Borsa di Genova. Il convegno è stato organizzato da Unioncamere, l'Unione delle Camere di Commercio della Liguria, in collaborazione con la Camera di Commercio Genovese e Regione, al fine di illustrare i nuovi strumenti in capitale di debito alternativi al credito bancario che si stanno sviluppando a livello nazionale e regionale, mettendo a confronto esperienze e opinioni nazionali ed estere. Molto nutrito e qualificato l'elenco dei relatori, che contribuiranno a creare anche un confronto fra attori istituzionali ed economici sulle opportunità di sviluppo di forme di ingegneria finanziaria all'interno della programmazione dei fondi strutturali e del PORFESR Liguria. L'evento si rivolge al sistema imprenditoriale di ogni categoria economica, al sistema finanziario, agli organismi a supporto del tessuto economico e al sistema istituzionale ligure. Torna domani, 29 giugno, ad Aurigo la festa patronale di San Paolo. La parte religiosa prevede la prima messa al mattino al santuario di San Paolo alle 8, partendo in processione con la statua del santo della chiesa parrocchiale. Alle 11, sempre al santuario di San Paolo, sarà invece celebrata la messa solenne e al pomeriggio alle 15:30 i vespri. Alla sera ad Aurigo saranno invece di scena i piatti tipici e musica, con apertura degli stand gastronomici alle 19 per la tradizionale sagra del panzarello. Sabato 30 giugno invece in programma la sagra delle trippe, nelle due serate alle 21 orchestra danzante. Le sagre sono organizzate dall'associazione Trei Campanin in collaborazione con il comune di Aurigo. Già il fatto che noi siamo qui su iniziativa dell'azienda turistica locale ci fa capire quanto appunto queste manifestazioni siano motore di comunicazione per il nostro territorio e di attrazione, no? Ovviamente, magari anche solo di turismo, per ora di turismo di prossimità, ma che in prospettiva possano diventare, come dire, proprio uno dei motori di sviluppo e di crescita del nostro turismo. Presentiamo oggi qui all'interno della Casa dei Lettori gli eventi culturali e musicali del territorio della Tele del Cuneese, gli eventi più importanti che abbracceranno per tutto il periodo estivo, da luglio fino a metà settembre, tutto il territorio cuneese, partendo da Cervera e finendo con Mondovì. Grandi eventi musicali di molti rilievo, con nomi importanti come quello di Anastasia, di Ermal Meta, come quello di Richard Gaglianò o di Allevi, che per tutta l'estate delizieranno il nostro territorio. Un'offerta culturale importante che si abbina benissimo a quella che è l'offerta outdoor e quindi arricchisce il nostro comparto turistico, nella speranza di poter continuare ad accrescere sempre più i flussi turistici in provincia di Cuneo. Da quest'anno c'è un grande festival culturale musicale che raccoglie 5 appuntamenti diversi. Iniziamo proprio in questi giorni con l'Anima Festival di Cervere, continueremo con un altro grande evento che è Suoni dal Monviso, che lega la montagna alla musica, quindi proprio direi che si sposa bene con il nostro territorio. Arriveremo al capoluogo con il giro di boa, con gli spettacoli, le luci e l'emozione del Cuneo illuminata. A fianco di quello ci sarà la grande musica classica sulla città di Cuneo. Ritorneremo con la musica occitana, con Occitamo, nell'area del Saluzzese, e chiuderemo nel mese di settembre nel parco commerciale del Mondo Vicino con nuove forme di comunicazione e di musica per chi è più giovane, ma che richiameranno tanta gente. Quindi un'opportunità turistico culturale musicale che si affianca all'outdoor per chi viene a vivere la montagna cuneese, ma può essere un'opportunità per chi non viene a far quello venire a scoprire casa nostra. È un nostro progetto quello di puntare sul turismo culturale, sportivo e enogastronomico, ma in questo caso quello culturale, perché come è stato presentato va a raggruppare non una parte del territorio ma tutto il territorio della TL Cuneese, quindi penso che questi riscontri di oggi saranno positivi per tutti noi. La provincia di Cuneo, o meglio la parte di provincia di Cuneo che fa riferimento alla TL del Cuneese, quindi la parte montana della provincia di Cuneo, ha presentato l'offerta estiva che è un'offerta di grande qualità e di grande quantità. Sono state presentate iniziative di tipo prevalentemente culturale, concerti,
insomma iniziative di tanti tipi che hanno a che fare con gran parte della provincia. In particolare per la città di Cuneo abbiamo presentato Col bene che ti voglio, che è una sorta di fil rouge che tiene unite le iniziative nella nostra città, che vanno da inizio luglio ai primissimi giorni di agosto, che hanno a che fare con la musica lirica, la musica classica. Abbiamo i Berliner con Cuneo Illuminata, che è un classico alla quarta edizione, lo spettacolo di luce e musica che inizierà il 13 di luglio. Insomma, abbiamo presentato una città, delle città in gran spolvero, che si presentano al grande pubblico del turismo che sta apprezzando sempre di più i nostri territori. Si aprirà comunque il festival il 6 luglio con l'orchestra d'archi dei Berliner, l'orchestra di massimo livello mondiale, nella chiesa di San Francesco, che è comunque il complesso monumentale e il monumento più importante della città di Cuneo. Sempre nella chiesa di San Francesco, il 12 luglio, il quartetto dell'Opera di Nizza, un quartetto tra l'altro tutto femminile, e questo mi fa molto piacere perché la città di Cuneo è gemellata, lo sappiamo bene, con la città di Nizza, e quindi volevamo suggellare anche culturalmente questa forza, questa unione tra le due città. E come dicevo invece, in Piazza Costituzione, la Turandot il 10 luglio, poi la Traviata il 26 luglio, per finire con gli Zigani di Budapest il 3 agosto, ma con un intervento anche del balletto, il grandissimo balletto del Lago dei Cigni, con i solisti dell'Orchestra di San Pietroburgo il 30 di giugno. Beh, Suoni dal Monviso si presenta come 14esima edizione, una serie di appuntamenti che spaziano tra le valli del Saluzzese con lo sfondo del Monviso. Si parte il 1 luglio a Saluzzo con un concerto Il Viandante, poi andremo la settimana successiva l'8 luglio tra Crissolo e Ostana con un doppio appuntamento il mattina e il pomeriggio con un gruppo francese e un coro italiano, e poi il 21 luglio sarà la volta di Busca con il Sunshine Gospel Choir in serata. 29 luglio, domenica 29 luglio alle 12, il concerto di Noemi a Pianpilun, Colle di Gilba, sullo spartiacque tra le valli Po e Varaita. Il 5 agosto il concerto del pianista Allevi con la sua orchestra a Pontechianale, e poi a chiudere la stagione il 20 ottobre un concerto di musica classica per coro e orchestra con i Polifonici del Marchesato e l'Orchestra Bruni di Cuneo con l'esecuzione della Messa di Gloria di Puccini. Un territorio molto vasto, si sia raccontato, e con che cosa? Con i suoi festival, con il suo modo di narrarsi. Ad esempio il nostro festival, lo citiamo, è il modo che hanno le Valli Stura, Grana, Maira, la pianura saluzzese, Varaita, poi Infernotto, di raccontare la propria tradizione che nasce nelle radici occitane, quindi la musica, la danza, il ballo, il coinvolgimento. Invitiamo il pubblico a fare che cosa? A venirci a trovare, a passare interi weekend con noi. Lo facciamo anche con grandissimi artisti: Francesco De Gregori il 9 luglio, il 26 a Lagnasco Richard Galliano, o ancora con un evento particolarissimo, la salita al Monviso, il concerto che potrebbe essere il più alto d'Europa, una ghironda, un musicista e 7 accompagnatori. Weekend Festival è iniziato nella sua prima emanazione già sabato scorso, però terminerà alla fine di settembre, e composto di due parti: gli incontri pomeridiani con il mondo degli youtuber dedicati ai giovanissimi, e poi invece i concerti serali con Annalisa, con gli elementi insomma un po' più pop. L'idea è quella di provare a dialogare con quel mondo giovanilissimo che a volte stentiamo a capire perché parla un linguaggio completamente diverso, che invece ha diritto di cittadinanza e deve essere analizzato e deve avere uguale dignità. Cresce il numero degli anziani non autosufficienti o soli, cresce di conseguenza il numero delle badanti e dei badanti. Prima erano quasi esclusivamente di nazionalità rumena, poi qualche ucraino, poi sudamericani, soprattutto peruviani ed ecuadoriani. Dopo l'ingresso della Romania nell'Europa Unita e il trasferimento di molte aziende in quel paese, le badanti hanno scelto di far ritorno a casa e sono entrate in fabbrica.
Così sono aumentati i peruviani e gli ecuadoriani, lasciando per esempio filippini e filippine da sempre più dediti alle faccende domestiche che alla cura di malati e anziani. Oggi la crisi che ha investito il nostro paese mette in difficoltà chi una volta tirava avanti accompagnando il malato o l'anziano, badando a loro con abnegazione, magari anche 24 ore su 24. Così, mentre gli stranieri al capezzale dei nostri vecchi sembrano quasi stiano scomparendo, tornano in massa le badanti italiane. La statistica fa scendere dell'1% la presenza degli stranieri, considerando chiaramente soltanto quelli in regola con i contributi e con l'assistenza sanitaria. L'osservatorio dell'INPS, infatti, riferisce che al momento sarebbero 232.563, con un aumento del 6,9%, le badanti italiane. Così i lavori di un tempo, considerati esclusiva di chi arrivava da lontano, stanno tornando utili anche alle nostre connazionali. La ruota gira e non sempre in positivo. San Cirillo di Alessandria. Nacque a Teodosio, forse l'attuale Mahal el Kobra, intorno al 370, da una famiglia apprezzata dalla comunità cristiana in Egitto. Fu un uomo prezioso per la chiesa di Alessandria, dove nel 412 succedette allo zio Teofilo come patriarca. Cirillo, con l'astuzia di uno stratega, controllava tutto il commercio della città attraverso i monasteri. La controversia più famosa che dovette sostenere fu quella contro Nestorio, che poneva l'accento maggiormente sull'umanità di Cristo. Rifacendosi al concilio di Nicea, Cirillo sosteneva l'integrità delle due nature di Cristo, umana e divina, in un'unica persona. Il concilio di Efeso del 431 diede ragione a Cirillo, che morì il 27 giugno del 444, lasciando alla Chiesa una ricca produzione teologica.